Bene, benvenuti. Vediamo ora come fare una piccola animazione che permetterà anche di essere caricata su Mozilla Hubs o equivalente in formato GLB, partendo dai tre modellini che sono molto semplici in realtà, che ho scaricato dal sito della NASA di tre pianeti. Ora, questi tre pianeti più il Sole, cercheremo di animarli. Quindi, la prima cosa in generale per fare le animazioni di questo tipo. Cioè, in pratica noi vogliamo far seguire a questi pianeti una traiettoria più o meno circolare o ellittica, e quindi costruiremo delle curve di Bézier, che sono dei cerchi o delle ellissi, e faremo in modo tale che i pianeti seguano questa curva. Quindi, prima di tutto, la prima cosa, facciamo Alt G per mettere i vari pianetini in mezzo. Quindi questi qui sono. Questo qui il Sole e ce l'abbiamo. Poi abbiamo questo invece che qui è chiamato Cube 08. In realtà questo qui è Mercurio, quindi facciamo già che chiamarlo Mercurio. E poi c'è anche Venere da qualche parte che dovrebbe essere questo. Vediamo un po' G, eccetera, e facciamo un po' di ordine, quindi questo qui è Venere. Quindi, come vi ho detto, questi pianeti li mettiamo al centro delle coordinate con Alt-G e Alt-G, e poi guardiamo dall'alto, 7, 7 è il tasserino numerico, e cominciamo a fare la traiettoria di Mercurio, idealmente. Quindi, costruiamo una curva di Bézier, un cerchio, facendo Shift-A e facciamo una curva cerchio. Che allarghiamo, ok, S l'allarghiamo e poi l'allarghiamo ancora. Supponiamo che questo sia la curva dell'orbita di Mercurio. Ora, se volessimo farla proprio ellittica, sarebbe sufficiente andare in modalità modifica e poi andare cliccando qua, facciamo G. E lo spostiamo un po', vedete che assume un aspetto un po' più ellittico e abbiamo fatto la curva corrispondente all'orbita di Mercurio. Quindi qui scriviamo orbita Mercurio. Poi prendiamo sempre questa ellisse e lo duplichiamo, quindi facciamo Shift D, quindi generiamo una nuova ellisse, facciamo scala, quindi ho fatto la scaliamo per ottenere una seconda orbita che sarà magari quella di Venere, ipoteticamente. E a questo punto facciamo che chiamiamo questa orbita di Venere, quindi orbita Venere. A questo punto dobbiamo fare in modo tale che Mercurio segua l'orbita di Mercurio e Venere segue l'orbita di Venere. Quindi cominciamo a cliccare Venere, questo, il pianeta, e gli aggiungiamo un vincolo e gli diciamo che deve seguire il percorso, follow path, e gli diciamo che il percorso che segue Venere sarà questo qui esterno, oggetto orbita Venere. Ok, vedete che a questo punto abbiamo effettivamente Venere che è messa correttamente nell'orbita. Però, se vogliamo, e tra l'altro ecco notare che se l'avessimo messo Venere distante dall'origine, poi qui sarebbe stata messa fuori dall'orbita e quindi non andava bene. Però qua, visto che a me piacciono le cose fatte per bene, facciamo che spostare Venere in modo tale che all'inizio sia proprio allineata lì, no? Giusto così per fare questa animazione. In più, se vogliamo che segui l'animazione esattamente, dobbiamo cambiare alcune caratteristiche. Quindi qui diremo segui curva e qui facciamo animate path. Facendo in questo modo, ok? E se noi facciamo il play, se tutto è andato bene, dovremmo vedere Venere che gira tranquillamente attorno al nostro Sole, secondo la traiettoria ellittica. Torniamo all'inizio. Visto che sappiamo che l'intera traiettoria la fa in
da 1 a 100, mettiamo 1 a 100, così abbiamo esattamente la traiettoria di Venere lungo questa ellittica. Vedete che va tutto bene. Ok, allora adesso facciamo la stessa cosa anche per Mercurio. Quindi prendiamo Mercurio, aggiungiamo una constraint, segui percorso, e questa volta gli diciamo che Mercurio seguirà questo. Vedete che qua. Facciamo la stessa cosa di prima, mettiamo Mercurio allineato, giusto per tranquillità, e gli facciamo lo stesso mestiere, segui curva e animate path. A questo punto vedete che abbiamo i due pianeti che seguono l'orbita e sono sincronizzati. Per il momento ci va bene così, in realtà farò poi un secondo video dove vi farò spiegare, vi farò vedere come si può fare in modo tale che i due pianeti abbiano delle velocità diverse. Ma ai fini di questo video va bene così, perché voglio farvi vedere come gestire due animazioni concorrenti, quindi in questo caso due pianeti che girano potrebbero girare in tutti i modi possibili e immaginabili, eventualmente anche con velocità diverse, come vedremo in un altro video, e questa cosa la possiamo importare in Mozilla Hubs. Ora, l'importo in Mozilla Hubs non è molto semplice, perché l'ideale, la cosa indicativa è bisogna esportare in formato GLTF. Ecco, esportando in modalità GLTF e senza fare delle cose che adesso vi faremo vedere, quindi il default, succede che il sistema solare, insomma le animazioni che vediamo, non vengono animate, quindi si perdono le animazioni. Lo scopo fondamentale di questo video è quello di spiegarvi come passare da queste animazioni, che sono delle equazioni in pratica, a un GLB che permetta di essere visto tranquillamente anche in Mozilla Hubs, oppure anche in altri software, quindi non è detto, non è solo per Mozilla Hubs in generale. Questo permette di ritoccare queste animazioni in modo tale da essere tranquillamente gestite da tutti i software, diciamo tipo Mozilla Hubs o i mondi virtuali in generale. Allora, noi la prima cosa che facciamo, andiamo in animazione, e qui nell'animazione vediamo i nostri pianeti, no? Ma perché andiamo in animazione? Perché vogliamo selezionare il nostro pianeta Mercurio, e da oggetto andiamo sotto il menu animazione e gli facciamo bake action. Bake action perché vogliamo fare in modo tale che tutta l'animazione corrispondente sia trasformata in tutti i keyframe corrispondenti, e questo lo otteniamo cliccando tutte le opzioni che ci sono qua e facendo ok, e vedete che viene ottenuta questo discorso, cioè praticamente viene trasformata tutta l'animazione in una serie di keyframe, e questi keyframe sono quelli che effettivamente servono a poi Mozilla Hubs per capire come animare. Quindi prima di tutto trasformiamo in keyframe, poi andiamo anche su Venere, facciamo lo stesso giochetto, quindi facciamo animazione e bake action. Qui adesso ce le troviamo già tutte selezionate, facciamo ok, abbiamo anche tutta l'animazione di Venere. E a questo punto in realtà non basta. Perché? Perché se esportassimo questa animazione con tutti i keyframe, l'animazione non si vedrebbe comunque. Bisogna fare ancora due cose. Allora, quindi abbiamo fatto una su tre, che era quella del fare il baking delle keyframe. Facciamo un'altra operazione che permette di avere quello che si chiama gli NLA, cioè le strisce NLA, che adesso vediamo come funziona. Quindi andiamo a selezionare Mercurio. Qui andiamo, invece che in Dope Sheet, andiamo nella editorazione, e qui nell'editorazione abbiamo la possibilità di fare push down o stash. Allora, dobbiamo fare una delle due. Noi per il momento facciamo stash. Quindi se noi facciamo stash di questa, vedete che sparisce l'azione, ma sarà finita nella NLA, che adesso poi andremo a vedere. La stessa cosa facciamo per Venere, quindi prendiamo la sua azione e la stasciamo. Ok, perfetto. Allora, a questo punto abbiamo
le nostre strisciate NLA. Per vederle andiamo in NLA, che sarebbe, se riuscissi a evidenziarlo, ecco, animazione non lineare. Andiamo in questa videata e qui vediamo che abbiamo due azioni qua. Vedete che abbiamo accantonazione, eccetera. E soprattutto queste azioni devono essere nominate con un nome che sia uguale, quindi con un nome che gli forniamo noi. Quindi andiamo qua, facciamo credo F2, no, questo è l'oggetto, quindi vedete che qui ci sono due righe, quelle dove sono le action, questa qui di Mercurio e action 001 di Venere. Andiamo a fare doppio clic sul nome dell'azione e gli diamo un nome unico a tutti e due. Quindi gli mettiamo per esempio, non so, animazione. Allora, la cosa interessante è che questo nome che mettiamo in queste due strisce deve essere lo stesso, quindi animazione. Perché? Perché quando poi si andrà a esportare queste due cose, adesso metto il clic qua perché lo voglio essere sicuro, facendo play, che i pianeti si muovano, no? E questa è una specie di preview. Della visione. Quindi torniamo indietro, abbiamo questa configurazione. A questo punto, se noi facciamo l'export, esporta, andiamo in modalità GLTF e riproviamo a fare, lo chiamiamo Solar 1. Quindi era Solar 0 GLV, adesso diventa Solar 1. Facciamo l'export, ci accertiamo che ci sia, come del resto ci aspettiamo che sia, queste due. Vedete, group by NLA track. Questo qui è proprio il trucco che permette di vedere tutte le animazioni sovrapposte, a condizione che gli sia stato dato lo stesso nome. Quindi facciamo Solar 1, quindi l'abbiamo esportato. Nel momento in cui l'abbiamo esportato, in realtà quello che è successo è che si è generata anche un'informazione sulla console di sistema che vediamo qua. Se andiamo a vedere, vedete che ci dice esattamente quali sono le primitive che è esportate. Vedete che è esportato un po' di cose senza errori. Ora, se tutto è andato bene, noi andando nel nostro Solar 1 GLB, che vedete che è leggermente diverso da quello precedente. Ecco, vedete che abbiamo praticamente i due pianeti che ruotano secondo un'ellisse, e lo vediamo praticamente un po' così. Vedete che si allontana un po' di più di qua e qui si avvicinano, quindi stanno seguendo esattamente questo schema. Ora, questa animazione, quindi questo GLB, questo oggetto, è pronto per poter essere inserito in un Mozilla Hubs. Quindi andiamo. Ok, quindi andiamo in Mozilla Hubs, andiamo in aliesl.org slash hubs, dove abbiamo la stanza di Edu3D. Qui facciamo il solito ballettino d'ingresso, quindi con tutte gli oggetti creati. E con un po' di pazienza entriamo dentro questa stanza e facciamo G, ad esempio, G, voliamo, quindi ci mettiamo in un angolino tipo qua e a questo punto andiamo a fargli che abbiamo detto che noi siamo qui, quindi Document Planets. Quindi facciamo Ctrl C, andiamo qua, abbiamo il nostro solar1.glb, facciamo apri, e mi aspetterei che a questo punto venga visualizzato qua dentro. Ok, ci ha impiegato un attimino. Vedete che abbiamo effettivamente il nostro sole che
e con i due pianetini che ci girano attorno. Quindi direi che a questo punto abbiamo scoperto come attivare più di un'animazione. Vedremo poi che è possibile fare anche ruotare questi pianetini, anche il Sole può ruotare attorno a se stesso, ma quello è un altro paio di maniche. Eventualmente la cosa interessante è riuscire a far ruotare i pianeti a velocità diverse, in modo tale da avere un qualche cosa di un po' più realistico. Questo è tutto per questo video. Ci sentiamo.